Ragazzi, benvenuti al sesto episodio di Oxygen Not Included. Allora, stavo un pochino sistemando un po' di cose, stavo cercando di ottimizzare la base. Sì, no, adesso con l'ossigeno siamo messi bene perché abbiamo avuto qualche piccolo problema con l'ossigeno, perché ovviamente in questo gioco non è incluso, così ci dicono. E abbiamo anche un qualche piccolo problema con l'energia, in quanto stiamo consumando un sacco di carbone. Credo faccia parte degli ultimi aggiornamenti. L'idrogeno prodotto è davvero poco, devo dire, rispetto a quello che mi ricordavo un tempo. Perciò al momento ho fatto un airlock manuale, cioè quello con l'acqua, per essere sicuro al 100% che ciò che passa di qua non... cioè affinché i gas non passino di qua, e quindi ho imbastito un discorso di questo tipo mettendo una pompa per il gas, un filtro per il gas naturale, e tutto il resto andrà al nostro solito sistemone. Poi qui abbiamo concluso, abbiamo finito di aspirare questa zona dal cloro, quindi siamo passati alla parte successiva. Infatti anche qua non c'è molto cloro da bonificare ancora, e ho deciso qua di mettere le cisterne del gas naturale, e adesso stavo pensando sul da farsi riguardo appunto il generatore a gas naturale. Innanzitutto vediamo se l'abbiamo sviluppato. No, non ancora. Vabbè, allora intanto direi di ricercarlo e poi di vedere il resto, che eccolo qua. Mettiamo anche la plastica e ricerca, visto che la ricerca un po' indietro. Qui tu cosa ti facciamo fare? Un po' di bravura nella pulizia. Mentre qui abbiamo detto il medico, il cuoco medico. Ok, abbiamo anche pochi materiali, ma questo non è un grosso problema, in quanto ne troveremo presto degli altri. Allora, qui in verità siamo a posto, possiamo cominciare ad aprire, e in più direi di, con delle scale, di aprire qua, in questo modo il più grosso è fatto, così andiamo poi a ricercare. Cerca, vedete che già un po' di gas naturale se ne va in giro. Vabbè, rimarrà tutto qua. Poveretto, dovremmo mettergli una tuta, ma le tute le faremo presto. E poi comunque qua ci staremo per poco tempo, giusto il tempo di montare il tutto. Guardate il gas naturale quanto si espande, perché è talmente tanto che direi, anche se non l'abbiamo ancora collegato nulla, vediamo se ci arriva l'energia. L'energia ci arriva. Sì, però in effetti, non avendolo collegato qua a nulla, io direi di cominciare a creare un paio. Facciamo tre. Tre cisterne, quindi il gas naturale entra qua, da qua se ne va qua e da qua. Così intanto cominciamo ad accumularlo. Poi magari diamo un po' di priorità di costruzione per queste tubature. Ok, abbiamo un sacco, davvero un sacco di gas naturale, e ciò comunque è un bene. Poi, una volta che... adesso aspetterei di analizzare il geyser, vedere a che punto siamo, e in un momento in cui non ci sarà più gas, in un momento di pausa del geyser, sistemeremo questa zona. Ma prima lo aspirerei tutto. La mia idea attuale è questa. Ma si è spostato qua al piano da basso il trasformatore. Qui no, non l'abbiamo ancora sviluppato. Vabbè, poco male. Qui come procede? Questa produzione di acqua sporca. Ok, non abbiamo molta. Quindi possiamo... oh, ho sbagliato. Cominciare a svuotare un po' la fogna, che non guasta.
Ok, ci metterà un bel po' perché siamo senza la tuta. Forse in effetti potevo mettere una parte per la maschera d'ossigeno. Vabbè, ci metterà il tempo che ci metterà. Al momento noi comunque lo aspiriamo. E vediamo che in effetti lo stiamo accumulando molto bene. Questo per noi è fondamentale, avere un po' di gas naturale che al momento ce lo accumuliamo. Poi sposteremo il tutto, sapete che io preferisco ragionare, fare prima le cose prioritarie, in maniera anche brutta vedersi, per poi piano piano spostare e abbellire il tutto. Benissimo, stiamo già accumulando tantissimo gas naturale. E la mia idea è, una volta costruito qua, fatto con dei muri per poter avere tutto a parte un pochino più bello, ma per poter accedere anche magari a questa zona, perché qua la chiuderemo. Una volta fatto ciò, direi che costruito questo siamo a posto. Sì, terremo aperte queste porte, svuoteremo tutto per bene. In questo modo, una volta creato il vuoto come si deve, siamo belli che a posto. Guardate quanto gas naturale, ma quanto gas naturale stiamo producendo. Qua la ricerca procede. Ah, ce l'abbiamo, ce l'hanno costruito, benissimo. Quindi direi di costruire il primo. Quindi questo produce l'acqua sporca. L'acqua sporca. Abbiamo un sistema che la scarica lì. Io direi di fare un'altra centrale elettrica. Sì, direi di farne una qui. Qui come siamo messi? Sì, vabbè, aspettiamo ancora un attimino. Tanto il sistema funziona bene. Qua ricordiamoci di chiudere questa valvola per dopo. Ok, perfetto. Un momento, possiamo continuare a filtrare l'acqua. Vedete che siamo messi molto bene con l'acqua. Ce ne abbiamo, siamo pieni. Qua siamo pieni. Qua siamo pieni. Qua il livello è costante. Tra un po' metterò la coltura idroponica per far risparmiare un po' di tempo ai nostri cari amici. Comunque sia, allora, è vero che ci genera un po' di acqua sporca, quindi siamo un po' sotto di energia. Sì, dobbiamo rivoluzionare comunque il nostro intero sistema elettrico. Questo attivo, generatore idrogeno. Sì, vabbè, intanto ci consuma il 100% dell'idrogeno prodotto e ci sta bene così. Ok. Siamo un po' sotto in effetti. Vabbè, non è un grosso problema. Qua come siamo messi? Sto aspirando ad ossigeno. Sì, dai, la maggior parte della nostra base è respirabilissima. Fin troppo. Qui vabbè, abbiamo un po' di germi, ma abbiamo il nostro deodorante che ci protegge. Sì, infatti qua l'ossigeno è puro, benissimo. Stiamo continuamente accumulando un po', quindi possiamo andare un pochino in circolo, non tantissimo, ma questo cloro. Allora, discorso cloro, qua non mi spiace averlo, in quanto i nostri impiccanti qua si è buggato. Sì, si è buggato, vabbè, ogni tanto capita. Vabbè, qua abbiamo sempre un po' di cloro che ci viene buttato fuori, però vabbè, non è un grosso problema. Qui dobbiamo continuare l'analisi e ci vorrà un po' di tempo senza una maschera antigas, infatti adesso sto valutando di metterla. In compenso, eccolo qua. Oh, mi sono dimenticato di aggiungere questa parte. Ci mancava un pezzo. Infatti adesso, ok, scorre perfettamente. Allora, stavano dicendo il discorso
generatore, direi senza ombra di dubbio. Vediamo quanto ci occupa questo, che ancora non abbiamo un ingegnere elettronico, arriverà molto presto. Ce ne occupa 4. E allora sì, facciamo proprio un'altra centrale elettrica sotto questa. Quindi per prendere le misure, qua ci metteremo una stazione di controllo. Poi successivamente metteremo il nostro generatore a gas naturale. Io direi di metterne 3 tranquillamente. Mettiamo un po' di piastrelle spugnose dove servono. Sì, adesso non ho ancora aperto tutto, però imbastisco il discorso. Ok, quindi poi qua sotto, sì, beh, troviamo qua delle scale. E qua sotto faremo una cisterna per l'acqua sporca, che tanto comunque ci serve, perché la depuriamo e tutta l'acqua sporca che depuriamo ritorna in circolo, quindi abbiamo un'immensità di acqua. L'acqua proprio su questa mappa non è un problema. Il problema riguarda un po' altro, ad essere onesti. Sto pensando, per poter salire un po', e direi che possiamo salire, direi di cominciare a scavare qua. Qua mettere una porta stagna, delle scale qua. Ok, questa maniera quando avranno finito l'acqua sporca finirà qua sotto. Anzi, annulliamo qua un attimo. Poi è una cosa che fanno magari con calma. Direi sicuramente di scavare qua. Vediamo se qua ci arrivano, probabilmente no, però vabbè. Qua vuoto, cloro. Beh, dal momento abbiamo quanto? Ancora poca roba, dai, aspettiamo ancora un istante, poi finalmente potremo fare la nostra centrale elettrica con il nostro caro gas naturale. Io qua sto pensando, devo tirare un cavo da qua a qua, un cavo ad alta tensione, quindi forse la cosa migliore, magari mi sposterò poi qua, però al momento lo facciamo fino a qua. Da qua scendiamo. Ah, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito il ferro. Benissimo, proprio quello che ci serviva. Vabbè, adesso vediamo di procurarne un po'. Io qui stavo scavando un po'. Abbiamo perso più oro che altro. Allora, qui stanno scavando, perfetto. Ah, ma qui possiamo dirgli comunque di salire. Anzi, visto che questa zona è stata completamente bonificata, io direi vai fino a qua. Qua, anche se non serve, se sono un po' pignolo, facciamo fino a qua. E continuiamo la nostra salita. Poi diciamo di scavare. Una temperatura di 30 gradi e qua ovviamente siamo sotto zero, quindi direi anche di distruggere qui. Sì, vabbè, ci metteranno il tempo che ci metteranno. Non è affatto male, anzi. Allora,
È una mappa abbastanza impegnativa perché appunto è un po' scompensata. Adesso abbiamo tantissima acqua, e l'acqua sicuramente non è male, ma siamo un po' corto di metalli. Ah, qua anche il gas naturale. Ma come siamo messi? In realtà siamo messi bene, anche il gas naturale. Qua magari diciamo di aprire, qua quasi finito, lo so, ci sta impiegando abbastanza, ma vabbè. Qua, ah, ok. L'ossigeno. Ah, questa zona è assolutamente irrespirabile. Qua, però qua sopra. Ah, sì, abbiamo oltre 1 chilo di ossigeno per metro cubo. Dai, tutto sommato stiamo andando bene. Magari stavo pensando, minerali, minerali ne abbiamo non tantissimi, vabbè. Questa è la costante di questa mappa, purtroppo. Quindi a questo punto che possiamo. Ma quanto trasmettiamo? Ne abbiamo pochissimo, se parliamo di microgrammi. Quindi io a questo punto X, facciamo decostruire tutto. Lo mettiamo una bella porta e qua cominciamo a costruire. Poi allora l'idea era di fare almeno 3 caselle, una bella pompa dei liquidi, un attimo qua in mezzo, perfetto. Qui dobbiamo stare un attimo attenti. Allora, tutto sommato, come sta venendo, mi piace davvero molto. Appunto ci sarà la scala. Ok, facciamo di scavare tutto qua, tanto non c'è più problema. Anche questa porta stagna la possiamo smontare. Qua chiuderemo. Perché il carbone ne stiamo consumando davvero non poco. Davvero non poco. Ok, qui stanno salendo. Facciamo una cosa. Mettiamogli una bella porta stagno. Così. Per cui qua andrà dell'acqua pulita, del ghiaccio sciolto, ma tanto prendiamo la nostra pompa. Siamo decisamente a posto. Quindi adesso per risparmiare un po' di corrente, questi li spegniamo. Tutta quest'acqua che si sta depurando. Smontiamo tutto. Ok, qua questa tubatura dell'aria la chiudiamo. La possiamo sigillare. Qui metteremo il classico interruttore. Collegheremo probabilmente qua, già che abbiamo il nostro impianto. Anche per le tubature, facciamola subito, tanto l'acqua sporca passa di qua. Una cosa di questo tipo. Benissimo. Davvero molto molto bene. Adesso ci rivediamo tra un attimo quando finisce di realizzare tutto ciò. Allora ragazzi, eccoci qua. Qui abbiamo realizzato finalmente la nostra centrale a gas naturale. Qua stiamo finendo di aspirare, c'è un po' di anidride carbonica. Ecco, il discorso è, se questa stanza fosse con il vuoto durante l'inattività di questo geyser,
Sarebbe oro perché potremmo risparmiare energia elettrica, togliere il filtro perché non ci serve e mandare esclusivamente gas naturale per poi togliere anche questo cavo. Al momento comincerà tra poco, tra 2 cicli e 6. Quindi non sono sicuro che possiamo già attivarlo per questo ciclo. In compenso, abbiamo finito di analizzare il nostro geyser ed è tanta roba perché ci dà periodo di attività 40 cicli ogni 68. Quindi davvero tanta tanta roba. Io intanto sto andando solo di gas naturale perché ne avevamo talmente tanto che lo sto un po' usando, anche perché il carbone inizia a scarseggiare, però sono abbastanza tranquillo perché tra 2 cicli ricomincia a funzionare, quindi per il momento va tutto abbastanza bene, anche per quanto riguarda l'ossigeno siamo messi bene. Io qui adesso sto facendo una stanza di compensazione per le exotute, magari la chiuderemo qui ci metterò sicuramente, anzi lo faccio subito, mettiamo una bella alga. Una volta finito qua, visto che abbiamo tutto questo cloro che ci avanza per la pietra, come si chiamava? Per la pietra sbiadita, che non sapevo dove mettere, direi di farla poi qua. Ah, abbiamo il vuoto perfetto, ragazzi, in diretta. Adesso non ci resta che sigillare questa stanza. Perfetto, era quello che ci interessava. Benissimo, ragazzi. Siamo messi bene, pensavo di dover aspettare altri 60 cicli, quindi io a questo punto, visto che qua siamo totalmente isolati, scavo qua, io qua gli dico di... Facciamo sì, facciamo un piano, tanto che se qua c'è del cloro non ci interessa, e mettiamo almeno un paio di compattatori. Vediamo se riescono a scavare anche qua e qua. Benissimo! Guardate, sono davvero contento, non pensavo ci avrebbe messo così poco. Aspettate, quanto manca? 2 cicli. Teniamo un attimo bloccato, facciamo questa cosa. Per risparmiare corrente, come dicevo poco fa. Quello che ci interessa è di smontare. Smontiamo questa parte e il filtro per i gas. Attiviamo anche questa porta. E adesso non lo so, va bene, al limite ce ne andrà un pochino. Eh sì, perché questo filtro avrei dovuto farlo sotto, però chi se ne frega. Questa la sblocchiamo. Vediamo un attimino il da farsi. Quindi noi da qua. Ah, non interessa fare questo. E quindi c'entra. Entra un pochino di cloro e vabbè, al massimo se si rovinerà il tutto. Vedete, è entrato. È andato a regime, però chi se ne frega. Blocchiamo un attimo a reazione. E questo gli diamo, guardiamogli anche la priorità proprio massima per poter poi sigillare il tutto. Quindi ci manderà un pizzico di cloro in circolo, magari si rovinerà anche il sistema, però è una tantum, quindi pazienza. Quindi a questo punto possiamo bloccarla. Benissimo, ok, sì, effettivamente andrà un pochino di cloro qua dentro. Eh sì, lui raccoglie il minerale di rame, però ok. Ah, la stava per chiudere, vabbè, pazienza. Ma parliamo proprio di pochissima roba. Magari ci andrà a rovinare il nostro impianto, ma lo ripareremo e questa stanza rimarrà chiusa. Credo, non dico per sempre, ma forse sì, perché poi ci costruiremo attorno. Quindi ribadisco che... Sì, vedete qua c'è quanto abbiamo cloro e qualche grammo, vabbè, pazienza. Pazienza, era in conto e vabbè.
A questo punto io direi, cioè a volte è meglio fare dei piccoli sacrifici. Ok, qui poi sigilleremo. Metteremo un bel cavo elettrico qua. E adesso vabbè, dovremo tirare un mega cavo, un mega tubo per l'ossigeno e direi che passerò da qua qualche ponte che porteremo l'ossigeno qua per le exotute. L'ossigeno qua dall'alto sì, è l'unica soluzione. Quindi cominciamo ad accumularne un po', vediamo se c'è qualcuno di interessante. No, quindi signori cari, è stato un piacere. Abbiamo il nostro cuoco che diventa anche capo reparto. Quella. Ma quanto sei skillato! Ah sì, poi qua allora. Io qui avevo messo del ghiaccio. Avevo messo di mettere soltanto il liquefattibile. Solo che poco fa qua abbiamo scavato il ghiaccio inquinato. E per sbaglio è stato messo qua. Ci causa problemi? In verità no, perché il vero problema sono i germi, non l'acqua sporca di per sé. Quindi la possiamo lasciare qua. In un futuro prossimo magari isoleremo, metteremo una pompa dell'acqua che andrà a filtrare il tutto. Però è davvero poca roba, davvero pochissima roba. Qua abbiamo una marea di acqua, quindi tutta pulita. Sì. Quindi la rimettiamo in circolo senza alcun problema. Ah, hanno già costruito tutto il nostro impianto. Benissimo. Ragazzi, qui è tutto a posto. Allora, sì, qua dovevamo vedere la pietra sbiadita che è. Non lo so, non lo so sotto cosa è. Pietra sbiadita. Perfetto, coppia parametri. Potremmo già mettere magari 7, perché così come prima cosa la mettono tutta qua, così poi una volta che tutta la pietra sbiadita in automatico andrà di qua, possiamo pensare a depurare anche questa zona. Poi qua ho tirato un pavimento perché come possiamo vedere qua il cloro. Abbiamo già le cisterne piene, poi ho un'idea su come smaltirlo perché è davvero troppo. Infatti, per questa idea ci permetterà anche di evitare tutto questo sistema di risparmiare energia per eliminare l'anidride carbonica senza consumare risorse. Non vi faccio spoiler, lo vedremo prossimamente quando raggiungeremo la superficie. Ma possiamo inviare una bioscansione. Decideremo poi successivamente che cosa fare. Ma sono contento che magari per adesso vedete, sono da riparare, ordine di riparazione. Magari anche alle centrali, visto che sono di vitale importanza, diciamo di ripararle in fretta. Benissimo, ragazzi. So che può sembrare un casino. In effetti un po' lo è, ma dall'altro rispecchia un pochino il mio stato mentale. Nel mio disordine trovo tutto. Vediamo qua. Ok, facciamo la bioscansione, vediamo cosa c'è dentro. Ah, pensavo di meglio, vabbè. Però queste scale promettono bene, in quanto, allora, innanzitutto, prima che la temperatura mi scavi qua, direi di fare ciò. Quello che ci interessa avere è anche il revocatore termico di entropia, sul quale credo farò un video ad hoc. Sì, vabbè, queste sono le attività secondarie. Se vogliamo proprio fare master, rinforziamo il soffitto, così l'acqua sporca che cade, vabbè, a parte che se cade qua va benissimo, anzi c'è un po' di ghiaccio che è andato qua e
non potevamo chiedere di meglio, onestamente. Ah, ripreso il nostro geyser, benissimo. E quindi qui stiamo rimpinguando le nostre scorte. Sì, qui ci siamo collegati all'anidride carbonica, va nel nostro sistemone, senza problemi. Qui stavo, ho attivato anche questa pompa. Questa magari intanto la spegniamo, anche se ormai col gas naturale, il gas naturale è la soluzione a quasi ogni nostro problema. Se vogliamo, visto che di energia ne abbiamo, mandiamo un po' di acqua sporca giù. Sì, allora mi urta davvero parecchio, ma perché sono un po' mezzo autistico, credo. Direi poi di recintare questa zona, mettere una pompa per i liquidi e mandarla direttamente qua sotto. Così l'acqua pulita, vabbè, sti cazzi. Tutto il resto invece ce lo recuperiamo. Tanto il carbone leggermente piano piano aumenta. Ah sì, allora dobbiamo ancora collegare l'ossigeno. Benissimo ragazzi, guardate, in questo episodio abbiamo fatto tanto, anche tanto patito. Io direi che possiamo concludere qua. Io vi ricordo, come ogni volta, visto che questa è la mia prima serie, ne sto preparando altre che caricherò poi più avanti. Vi preannuncio solo, a parte Flight Simulator che già vedete che sto facendo qualcosina. Vorrei fare anche Age of Empires 2, che è quello. Chi non lo conosce, chi non è nostalgico di Age of Empires, infatti anche a me manca tanto. Quindi ragazzi, stoppiamo tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito fino ad ora. E direi che ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!